Dottor Bernardini, cosa comportò nei rapporti internazionali della Germania la Ostpolitik di Brandt dopo la Seconda Guerra Mondiale? La Ostpolitik di Brandt e i gesti eclatanti che la accompagnarono significavano innanzitutto il tentativo di riconciliare la Germania con un passato scomodo con cui ancora non aveva fatto i conti appieno. Questa riconciliazione doveva servire, nelle prospettive di Brandt, per aprire una nuova era di rapporti pacifici e costruttivi con i vicini dell'Est, indipendentemente da quel passato che ancora non cessava di portare proprie influenze negative sul presente e indipendentemente dalla nuova differenza politica che divideva l'Europa, in particolare la Germania Ovest, dai suoi vicini orientali sotto regime comunista. Ma anche per quanto riguardava gli alleati della Germania, la Ostpolitik aveva un significato nuovo. Era il significato di una Germania ormai rinata, la nuova Germania, i cui leader erano stati i primi oppositori del nazismo, che aveva la pretesa e la volontà di riprendere in mano in maniera più autonoma la propria politica internazionale. La Ostpolitik fu anche questo, e soprattutto di questo si occupa il mio libro. Quello che mi è sembrato necessario sottolineare nel libro è quanto la Ostpolitik sia tutt'altro che una politica improvvisata, sia una politica lungamente ponderata da parte di uomini che prima erano all'opposizione e poi al governo per anni, quindi una politica che ha dato dei frutti duraturi, proprio sulla base della preparazione che c'era alle spalle. In questo senso, cosa ha lasciato al mondo politico tedesco? Un'eredità interessante, ovvero essa, nonostante scatenasse all'epoca delle forti polemiche politiche tra i partiti e tra i movimenti e anche all'interno della popolazione, visti i risultati che essa ottenne, fu comunque preservata anche dopo i cambiamenti di governo, anche dopo che il partito di Brandt la SPD tornò all'opposizione negli anni Ottanta, e che ha continuato a dare i propri frutti in termini di dialogo e di confronto pacifico con l'Est fino all'89 e al crollo del muro. E anzi, probabilmente, su questo si chiude il libro, su queste considerazioni, il modo in cui il modo pacifico in cui è avvenuto il crollo del muro e la riunificazione tedesca è in parte da imputare come merito alla Ostpolitik di Brandt.